Buongiorno, oggi parliamo di lessico. Cosa è il lessico? Il lessico è l'insieme delle parole di una lingua, delle parole e delle locuzioni. Le locuzioni non sono nient'altro che gruppi di parole che insieme hanno un certo significato. Quindi ora parliamo di parole. Abbiamo parlato di lettere, abbiamo parlato di suoni, adesso parliamo di parole. Vediamo adesso cosa di preciso voglio dire. Intanto parliamo della struttura di una parola. Una parola non è nient'altro che un gruppo di grafemi. La parola è composta da due parti, una radice e una desinenza. La radice e la desinenza, così che la parola cavallo è divisa in caval e o. Caval è la radice e o è la desinenza. Perché se noi cambiamo la desinenza cambia il significato della parola. Cavallo, cioè un cavallo maschio, cavalla, ovvero una, un esemplare di cavalla femmina, cavalli sono più esemplari maschi, cavalle sono più esemplari femmine. Vedete che la desinenza fa cambiare il senso e il significato della parola stessa. Le parole primitive sono composte da radice e desinenza e basta. Le parole si formano in questi tre modi: per derivazione, per composizione, per abbreviazione. Nelle lezioni successive vedremo cosa si intende per la derivazione, cosa si intende per composizione e cosa si intende per abbreviazione. Per il momento vi saluto, grazie per l'attenzione.